Eccoci ragazzi, edizione speciale del telegiornale. Sono appena uscito dalla doccia e ho letto questa notizia, ragazzi, incredibile, non ci posso credere. Arshavin, fatemi leggere bene su Gazzetta. Arshavin ruba un cavallo a San Pietroburgo e la polizia lo ferma. Ragazzi, ma come si fa? Ma come si fa? Adesso sto guardando il video, è pazzesco. Vai in giro col cavallo rubato. Mamma mia, lo ricordate Arshavin, ex giocatore dell'Arsenal, ex giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Grandissimo europeo 2008 fece con Pavlyuchenko davanti con la Russia che arrivò in semifinale. Poi dopo è sempre stato un giocatore un po' discontinuo e incline a queste follie. Incredibile quello che ha combinato, ragazzi. Ha rubato un cavallo a San Pietroburgo. Io non ho parole veramente per definire alcuni giocatori, però. Comunque, e poi tra l'altro si vede che abbraccia anche una ragazza, boh, non si sa cosa fa. Tornato nella sua città natale, ha combinato tutto questo, ragazzi, incredibile. Se avete tempo, andate pure a vedervi il filmato, è pazzesco. Pare che sia stato in giro, ovviamente non era. Non era esattamente sobrio, diciamo che era un po', diciamo, come posso dire, carico, ecco, usiamo questo termine, e quindi pazzesco il video è pazzesco, dura poco però, se avete l'occasione andatevelo a vedere, ragazzi. Questo è appunto un telegiornale speciale, questa notizia incredibile che mi ha colto di sorpresa, oggi non c'erano notizie, sono appena tornato dal lavoro e non sapevo bene di cosa parlare, però questa notizia è clamorosa, ragazzi. Se avete l'occasione, andatevela a vedere perché è veramente assurdo quello che ha combinato Andrei Arshavin. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi sempre di lasciare un bel pollicione all'insù. Se questo vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, tenete accesa la campanellina che riceverete le notifiche dei prossimi video e delle prossime live. Ci saranno anche delle sorprese dei prossimi giorni. Ovviamente adesso con il Natale il campionato non si ferma, però perché giocano il 22, il 26, il 29, quindi ci sarà da divertirsi, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli, ciao ciao. Grande Arshavin.